Lavoratori della Sapsa Bedding di Silvano Dorba e sindacati sotto la prefettura di Alessandria per chiedere alle istituzioni e al mondo della politica un aiuto concreto per il futuro dei lavoratori di un'azienda leader nella produzione di materassi che si è sentita dire nei fatti dal gruppo francese Perseva che non si avvarrà più della fornitura italiana della Sapsa. La proprietà ha annunciato un ricorso alla magistratura d'Oltralpe con l'intento di garantire la continuità dei lavoratori di Silvano, ma i tempi si fanno lunghi e la situazione è ancora più complicata. Il sit-in, organizzato davanti al palazzo della prefettura, ha messo sotto la lente d'ingrandimento proprio questi fatti. Noi abbiamo chiesto alla politica, c'è presente il senatore Fornaro, c'era presente il deputato Cristina Bergero, no? In qualche maniera anche tramite il loro contributo e tramite la prefettura, la quale manderà immediatamente una relazione al Ministero dello Sviluppo Economico, cercheremo di mettere in piedi con urgenza un tavolo regionale per capire se ci sono questo tipo di condizioni. Confindustria abbiamo chiesto e anche alla politica di farsi da tramite per quello che possono essere delle pressioni anche con le istituzioni francesi affinché si riesca a recuperare questo tipo di condizione, no? E allo stesso tempo una riflessione coinvolgendo le istituzioni e tutto, di valutare anche se all'interno di un progetto con Finpiemonte, il quale, se ci fosse qualcuno interessato a diventare partner della Sapsa Bedding, ci potrebbero essere delle risorse stanziate proprio con la finalità di garantire la continuità delle imprese sul nostro territorio.